È una vertenza che si protrae da tanto tempo, questi lavoratori hanno fatto già dei sacrifici in passato e ancora oggi, diciamo, non c'è certezza per il futuro di queste 500 famiglie. Quindi abbiamo chiesto l'intervento del prefetto anche per capire e comprendere come stanno le cose, chi sta gestendo questa azienda in questo momento, a chi dobbiamo rivolgere le nostre domande sulle le tante perplessità che abbiamo. Stiamo aspettando appunto di capire come evolverà la situazione, perché questa azienda rischia, diciamo, la chiusura da un momento all'altro, in quanto il Tribunale ha emesso l'ultima ordinanza restrittiva che pone un tetto di spesa di 10.000 euro al mese per ogni fornitore, che è una cosa che non permette la continuità aziendale. Siamo ormai stremati dopo anni di lotte, visto che la mia azienda viene da un precedente fallimento, da una ristrutturazione fallimentare, da concordati, da debiti ormai che non si contano, e siamo sul punto di chiudere. Al momento si contano circa un terzo dei lavoratori in forza, il resto in cassa integrazione. Come potete ben sapere, la cassa integrazione attualmente Covid è una vera e propria miseria. Una vera e propria miseria, e tra l'altro non con i ritardi dell'Ips non si percepisce mese a mese, ma bensì siamo in un ritardo di circa 3 mesi, perché l'azienda è stata commissariata, perché la proprietà, l'ultima proprietà, gli è stata praticamente tolta dalle mani, visto che sono gli arresti domiciliari per il lei, per riciclaggio e quant'altro. Ora domani ci aggiorneremo con il giudice incaricato, con il prefetto, e in videoconferenza anche con gli altri RSU di Torino e con il segretario provinciale, in maniera tale da poter risolvere questa questione, e nella speranza che, insomma, si possa andare avanti e salvare tutti i